Oggi andiamo a vedere come Doozy ha prodotto 00, la nuova hit di Artify. Andiamo direttamente dentro e fare studio. Prima di cominciare, questo qui non è un remake perfetto, ma l'obiettivo del remake è di farvi vedere come effettivamente è stata fatta la canzone, in maniera tale da poter imparare gli elementi principali e poterli riutilizzare nei vostri beat. La canzone sta a 92 bpm e appena attacca inizia con questa melodia. E la progressione è una semplice 6-7-1. Quindi se andiamo a ricostruire gli accordi, basterà mettere la sesta, la settima e la prima, quindi G sharp e sharp C, e poi andiamo a costruire sopra gli accordi, utilizzando il terzo e il quinto spazio bianco. A questo punto suonerà così. Che è più o meno come quella di Doozy. Quello che poi lui ha fatto è stato prendere le note di mezzo e alzarle su di un'ottava. Sentite come adesso suona molto meglio. Questo perché il fatto di andare a mettere la nota di mezzo invertita permette di riempire di più l'accordo. In alcuni casi ci sono anche altre note aggiuntive. Poi quello che ho fatto è stato mettere anche un secondo layer che suona così, con la stessa identica progressione, per complementare un po' i due suoni. Questo qui è il preset per quanto riguarda il primo organo, mentre questo qui è per quanto riguarda il secondo. Quindi poco dopo entra in gioco il piano, che suona così. Inizialmente suona così, ed è questo preset Chickishy Small da Analog Lab. Quello che sono andato a fare è stato cercare di enfatizzare ancora di più il fatto che fosse un pianoforte molto acuto. Quindi ho messo innanzitutto un delay, come la canzone originale, con il time a 4, feedback più o meno 22% e il wet a 50%. E quindi già suona così. Poi sono andato a equalizzare, quindi togliendo le frequenze basse e alzando un po' le frequenze alte. E infine un riverbero per andare a renderlo più ambient. Abbiamo poi un basso e un organo che entrano in gioco poco dopo. Il basso, molto semplice, fatto da scratch su Serum. Sono delle sine waves con un po' di unison, uno sub triangolare e un po' di distorsione. E le note che segue sono esattamente le stesse note degli accordi di Root Note. Poi abbiamo un organo, che è questo qui, che viene utilizzato come accent, quindi per andare ad aggiungere qualcosina, e fa soltanto questa parte qua dell'accordo, appunto la parte finale. E per quanto riguarda il suono, ho utilizzato questo organo qui, che ha la particolarità di avere questo tremolo. Sempre da Xenology. L'ultima melodia che rimane è quella che entra in gioco nel ritornello, che è questo violino e che ha questo pattern. Quindi segue gli stessi accordi e ha questa pattern ritmica che segue lo stesso attacco dei primi due accordi, mentre per quanto riguarda l'ultimo accordo, originariamente l'ultimo accordo attacca qui, quindi ha una ritmica un pochino diversa, e poi questo riff finale. E queste sono tutte le melodie. Passiamo quindi alle drums. Le drums che sentirete in questo beat vengono dal nuovo kit di One Type chiamato Notti V3. Per i fan OG di Hypen sapete che il Notti è stato il primo drum kit droppato da One Type ai tempi YoLunar, e ha droppato appunto il Notti V1. Questa è la versione 3, che è un multikit che contiene delle phrases, e un drum kit trap con tutto quello che vi serve: 808, bass, clap, hi-hat, kick, eccetera eccetera eccetera. E soltanto per i primi 3 giorni, acquistando il Notti V3, riceverete anche il Notti V2 e il Notti V1. In particolare il Notti V1 è un drum kit che non è più acquistabile, quindi potrete riceverlo soltanto acquistando il Notti V3 nei primi 3 giorni. Se volete avere questi 3 kit, cliccate il primo link in descrizione. Le prime drums che entrano in gioco sono un crash open-hat e un tom, che suonano così. Per quanto riguarda il tom, il suono originale è questo qui, e quello che sono andato a fare è stato mettere un riverbero per enfatizzare un po' l'ambience del suono, e poi un EQ per togliere le basse che mi davano fastidio e togliere un po' le alte. Stessa cosa per quanto riguarda il crash, l'unica cosa che ho fatto è stato mettere un po' di riverbero. E poi abbiamo le drums complete del ritornello, che suonano così. Abbiamo quindi un clap molto classico, un kick che suona così, un hi-hat che permette di dare un po' il ritmo a tutto e si complementa bene con gli altri elementi, e infine una perk messa appena dopo il clap.
Per quanto riguarda la struttura, le uniche parti in cui trovate tutti gli elementi assieme sono i ritornelli, ovvero il primo ritornello e poi il secondo ritornello. In tutto il resto del beat, nella intro, nelle strofe e nell'outro, trovate soltanto alcuni degli elementi, arrangiati in maniera tale da creare una storia e in maniera tale da enfatizzare il ritornello nel momento in cui va a droppare. Vi lascio quindi al risultato finale, vi ricordo giù in descrizione il link al Notti V3 e a tutto il bundle Notti V1, Notti V2 e Notti V3 soltanto per i primi 3 giorni. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. We'll be right back.